E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come ottenere la Smartgun XXL. Cominciamo. Per ottenere quest'arma dovrete farmare Gigamind. Se non sapete dove trovarlo o come ucciderlo, trovate il link qua sotto in descrizione della mia guida. Vediamo quindi quella che abbiamo trovato. Danno 8500, precisione 63, maneggevolezza 58. Ancora. Tempo di ricarica 1,6, molto veloce. Cadenza di fuoco 4,04 al secondo, lento. Capienza caricatore 30. Sto cercando di diventare intelligente quanto Krang. Livello Caos 10, più 209% danno arma, consuma 2 munizioni per colmo e zoom arma 1,5. Per quanto riguarda la consacrazione non ci interessa. La Smartgun XXL è molto particolare. Perché oltre ad avere la normale modalità di sparo, che come state vedendo fa intorno a 22.000, è una tediore. E le tediore, quando vengono lanciate, hanno delle abilità speciali. In questo caso, se io la lancio per ricaricarla, avrò una torretta che non può targettare Jack perché non è propriamente un nemico, ma una torretta che, come vedete, ha un cervello e degli occhi e cercherà e sparerà ai nemici tutto il tempo. Potete avere fino a un tot di torrette, credo sia 5. Attivi allo stesso tempo e ricordatevi che sprecherete tutte le munizioni del caricatore di quando ricaricate. Detto ciò, andiamo a vedere come si comporta su Atena. Eccoci arrivati, vediamo quindi come si comporta. Andiamo a pushare, attiviamo l'abilità. I danni sono veramente bassi. Vediamo quindi la funzione torretta. Lanciamo le torrette e vediamo quanto danno fanno. Vedete che si muoveranno, schiveranno i proiettili, continueranno a sparare, magari non verso il nemico che ha l'invulnerabilità al corrosivo. Vediamo ad esempio questa. Lanciamo una torretta. Lanciamone un'altra. Se il nemico va troppo vicino, le torrette semplicemente esploderanno invece di allontanarsi. Vedete che, per quanto sia un bel concetto, l'arma è completamente inutile. Il danno esplosivo non è neanche un granché, se io lo tiro direttamente, vedete che praticamente non esiste quel danno. Quindi quest'arma io la riterrei bocciata. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi, nel caso non lo siete ancora. E noi ci vediamo nel prossimo video.